Amici appassionati di Warzone, bentornati su Ma Come Giochi, versione Pacific Caldera, o come cazzo allora si chiama, chiamatela un po' come vi pare. Allora, cominciamo subito, partiamo perché vediamo quali saranno i nostri inconsapevoli protagonisti. Vi ricordo sempre che partiremo come una partita classica in singolo, per poi andarci a schiantare al suolo, cercare di vincere il gulag, per poi rischiantarci al suolo e vedere chi il sistema ci andrà ad assegnare randomicamente, andarlo a spettare per vedere un po' la gente come gioca. Vedremo anche questi nuovi meta che ancora non conosco alla perfezione, ho avuto poco tempo, quindi abbiamo molte cose interessanti da vedere. Intanto partiamo e vediamo chi troviamo. E allora siamo pronti a tuffarci nel magico mondo di Pacific Caldera. Ci buttiamo, ah, che ne so, mi butto qua. Ma sì, ma che me frega. Qui, guarda, qua. Ok, l'ho mancato, perfetto. Oh, bene. Non lo so, questo gulag ancora non l'ho ben capito, se vi devo dire la verità, ragazzi. Una casa in mezzo con sti binari. Non ho... anche la mappa non mi è ancora chiaro se mi piace o non mi piace. Non sto avendo modo di seguire molto da vicino l'evoluzione del gioco, così come le armi presenti in meta al momento. Quindi sono un po' fuori dal giro. Intanto abbiamo le 7G44, pugni, la stone grenade. Ok, perfetto, abbiamo terminato la grande. È arrivato troppo all'improvviso. Ma va bene, non era questo il senso. Oh, ce l'andiamo a vedere. Magari è bravo, è forte, quindi va bene. Allora, dunque, chi abbiamo qua? Sborocop 04, però, 156 lì, è lui. Dunque, KD 1. Spaccato proprio. Uno spaccato. Bene. Oh, va subito l'azione. Smira anche lui un poco. Oh, solo quanto di me non ha smirato manco per niente. Vabbè. È subito vana kill. Però sto notando molta più action rispetto a ai video precedenti. Allora, non so cosa sia quest'arma, credo un pomp a giudicare dalla forma. Ci sono anche degli scorci molto belli, ragazzi, Cerca di risalire. Che cos'è? Un salmone, che è un tonno, che cerca di risalire la corrente. Prende la macchina e va, vola. Mia molto a una mappa Far Cryana, se si può dire, molto alla mappa di Far Cry 4, se proprio devo essere preciso. Ci assomiglia tantissimo. Far Cry 4, ragazzi, non avete giocato, giocatelo e mi direte, è vero, effettivamente ci assomiglia, che era ambientato nel Vietnam, se non sbaglio, comunque sud-est asiatico. Allora, 1004, attenzione, gli sparano da dietro. E l'ha pure craccato con una pistolina. Non sicura, sicura adesso. Ha il pompa, giustamente, saggiamente. E che c'è davanti? Ma che cazzo sei? Un rincoglionito. Mazza che mirata di merda, però, scusate. Oh. Ma poi, ma ci fate caso che sono tutti sempre fenomeni quando li incontrate? Cioè, questo qua non l'ho appreso manco di striscio, ha smirato che manco un ubriaco dopo 4 vodka. Mannaggia lui, oh, a me mi ha preso subito proprio, non ha mancato un colpo. E beh, lui luta tranquillo, ce l'ha qua accanto. Sì, luta. Che è quest'arma? Non ne ho idea. Quest'altro, ma che... Eh beh, ma te lo sei meritato, scusami. Ah, Sborocop, dai però, svegliate, no. Attenzione a Babak. Ah, attenzione, gli è entrato. Ma sta laggando un sacco questo. Io non ho neanche il tempo di commentare. Non lo so, ragazzi, ancora probabilmente anche il livello si deve assestare, non lo capisco. Spano gun qua. Non spano gin, spano gun. Queste, ok, lui. Da dietro. C'è un action impressionante, non si finisce mai. 0,96 di KD.
Sicura, c'è un grappolo. Adesso perlomeno il grappolo ha il binocolo, finalmente non ha più quel cazzarola del raser che non si capiva mai dove lo lanciavi. Dunque, Spano Gun aveva l'avversario qua e lo sta cercando, dico, ma dove è finito? Ha ben 10.300, ricordo che il loadout non è più acquistabile quando si vuole, ma dobbiamo aspettare che arrivi prima quello dato dal gioco, fornito dal gioco. Comunque va allo shop e vediamo che compra, eh. Ah, ce l'hai lì, ce l'hai lì, ce l'hai lì! Ma che riflessi ha! Mazza che pip, però, questo era fermo in 3 ore, è stato fermo allo shop. Attenzione, perché ora si avvierà al push, nel frattempo si cura. E l'ha fatto curare. Scappa, sembra un'anguilla, proprio come viscido, come scappa. Ecco, e mo che fa? Ah, attiva il silenzio di tomba, attenzione, il bonus Spano Gun. Attiva il silenzio di tomba e fa il giro da sotto. Sì, guarda, guarda. Coraggio, il silenzio di tomba, ragazzi, è la cosa forse più odiosa che ci possa esistere su questo gioco, non lo sopporto. Morire da silenzio di tomba è proprio unfair, non è giusto, non è giusto, perché non hai modo di difenderti. Cioè, è anche vero che quando uccidi con silenzio di tomba dà una certa soddisfazione, però io lo toglierei. Attenzione, quest'altro! Incredibile, non c'è un attimo di sosta, è pazzesco. Veramente, ci avete fatto caso che rispetto a Verdansk c'è molta più action? Nonostante si dica che la mappa sia più grande. Nartro! Ma è incredibile! Ma poi uno più pippa di Nartro! Ma che fa? Questo nelle scale si sta a fare tutta 1-1. Ora arriva l'altro genio. Che c'è qualcun altro? Questo 4 kill ha fatto stando immobile qua. Basta, non c'è più nessuno. Penso che te ne puoi andare, dai. Non ti preoccupare, vai. Oh, finalmente esce. Io prenderei un res ai 20.000. Prende l'UAV e prendi il res, ti prego. Prende anche il drop e prenditi un res, ti supplico. Prenditelo, avevi 20.000, avevi. Perché? E un altro ce l'ha qua pure. Incredibile, è pure uscito, attenzione. Ce l'hai di fronte. Occhio. Già era pronto, lo cracca, però bravo. Oh, sto Spano Gun con 0.96 se li sta a fare tutti a 1-1. Questo è uscito, potrebbe approfittarne ora che ha craccato. Attenzione, si sarà anche curato, ce l'ha lì a destra. Hai l'UAV, ma porca miseria. Ma che li mettete a fare l'UAV? Ma si vedeva, si vedeva. Pure nella mappa. Ma perché non state attenti? Ah, mi devono fare innervosire per forza ogni volta. Safin qua. Safin? Sì, Safin. Safin 1989. Giusto, giusto. 50-62. Ok, è lui. Il buon Safin con un KD di 0.55, ragazzi. Vabbè, oh, e intanto 0.55. Anche per questo Warzone è così popolare, perché non sempre è quello più forte, perlomeno sulla carta, vince. È un gioco che dà possibilità a tutti, però è molto furbo, perché si è fatto l'UAV. Speriamo che almeno lui riesca a capire dove è posizionato il suo avversario. Vediamo un po'. Allora, decide per l'altezza, quindi sale qua su sta cisterna. Non so se sia il suo loadout o meno, non ho idea neanche di chi era. Bravo, bravo, lì. Ma che fa? Spara! Spara! Vabbè, dimostra tutti il perché del suo 0.55, effettivamente. Ha anche una stordente che non sparerà mai. Là è, non ti puoi sbagliare, non puoi essere uscito mai nella vita. Bravo, stunna, non lo ha stunnato. Eccolo, ora di stun, bravo. Non lo stunna di nuovo. Spano che è tornato. Occhio, c'è un cecchino dietro, è tornato Spano. Mamma mia, ragazzi, non c'è un attimo, incredibile. Ci si spara ogni secondo. Questo è il Lambo 89. Povero Spanogan, potevamo tornare da lui. E invece, niente da fare. Lambo 89 ha deciso di no. 148, 21, 33. 0,71 per il nostro Lambo 89.
Sta qua nel balcone. C'è un drop davanti. Noi il camperone di turno lo dobbiamo incontrare sempre, ogni partita, se no non siamo contenti. Beh, ci dobbiamo muovere, Lambo, lo sai, no? Questa è risolto un fastidioso ogni secondo, porca miseria. E hanno anche abbassato l'audio. Allora, che arma sarà? Un car? Potrebbe essere un car questo? Potrebbe essere, vediamo. A me le armi piacciono molto, non so ancora riconoscerle. Però sia le armi che i mirini, come sono disegnati, tra virgolette, mi piacciono molto. Allora, sono partiti i saldi. I saldi che ci sono ogni partita. Non so se sia un bug o meno, una cosa voluta. Comunque, gioca con 35 di latenza. Oh, ce l'ha qua davanti. Dai, vai, vai. Sì, coraggioso, prenditi un resto e un avvio, dai. Resto, bravo, il resto l'ha preso. Era gratis pure. Vai con l'avvio. Ne prende un altro, non ti scordo. Ah, si fa il, si spara il triplo addirittura. Attenzione, perché vuole andare al push selvaggio. Vai. Che fa? No, ne ha lanciati due, non si sa come mai. Più uno se n'è tenuto. Vabbè, quel bombardamento a sto punto lo poteva pure lanciare a cazzo di cane, no? No, niente, decide di non lanciarlo proprio. Allora, sa che ne ha uno o due da quella parte, ma saggiamente decide di starne alla larga e di andare via. Che cosa ha pingato? Oh. Ah, ha pingato dove è il nemico. Eccolo qua. Ok, bravo. Quindi ha in mente il push. Beh, dalla distanza però, dalla distanza. Non ci avviciniamo troppo. Solo da 250 metri stava cercando di attaccare. Però è costretto purtroppo, gioco forza, ad avvicinarsi. Perché sennò non credo che possa mai prenderlo. Si avvicina un altro shop. Ora io direi attenzione, perché potrebbe essere molto pericoloso. Eccolo qua, infatti ci sono i saldi. Questo va allo shop, questo va allo shop, questo va allo shop. Vai! Perché vai, ti prego! È pure ghost questo, è pure ghost. Ecco allo shop. Là, bravo. Bene. Lo manca, 30 colpi soli nel caricatore. Che per come spara, non so se saranno sufficienti. Attenzione, bravissimo. Tutti al petto, bravo. Bravo Lambo. Attenzione perché ce l'hai dietro, amico mio. Non so se te ne sei accorto, ma ti sta arrivando il nemico. Veloce, 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 veloce. Si è chiamato il drop. Oh, Lambo, ce l'hai dietro. Lanci di una V, ce l'hai dietro. Oh. Vai. Ma guarda, là a sinistra. Vai, vai che è tuo, è pure in open. Vai che è tuo. Dov'è? Non si vede più. Ah, sarà sotto, qui nel fiume. Lui lo guarda, lo cerca, lo scruta. Ma quello nel frattempo se n'è andato, sì. Ciao, salutalo. Però non lo fa scappare, non lo fa scappare mica. Vedete come lo va a rincorrere? Siccome leone contro la giraffa. Vai, 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 sali, trai dietro. Vabbè, l'avevo detto, c'era uno dietro. Ma lui niente, lui con molta nonchalance continua. Bravo, bravo, mi piace. Perché lui pensa, se io penso che non mi può prendere, non mi prende. Si ricura. Big Bang. Ecco, questa è la super taglia, ragazzi, che se non ho capito male, se non sbaglio, dovrebbe andare a contrassegnare come taglia il giocatore che ha più kill in quel momento sulla mappa. Quindi il buon Big Ink Nemo qua dovrebbe essere quello che ha più kill. Anche se il nostro Lambo con 6 kill non si sta sfigurando,
Comunque ne aveva uno dietro, però lui continua a lootare tranquillo e beato. È la sua unica preoccupazione al momento. Ecco perché infatti questa super taglia gliel'ha data così lontana, perché al momento questo giocatore è qua sotto camperato. Dall'altro sembra, vabbè, comunque non c'è purtroppo il sensore di battiti che appartiene a Modern Warfare, mentre qua su Vanguard Royale si possono usare solo o armi o accessori di Vanguard. Vabbè, tanto devi entrare, amico mio, eh? Che famo? Io qua non vedo nessuno. 10 persone rimaste però già. Ecco, vedete, tutta questa action poi porta comunque a un abbassamento di persone nella lobby molto molto drastico proprio. Infatti 10 persone in una mappa comunque ancora così grande. Però attenzione, nonostante tutto c'è là dietro, occhio! Non l'ha ferito, c'è pure il gas. Ha il gas al culo. Ha il gas al culo. Attenzione, gli esce da destra. È un po' rincoglionito anche, infatti viene fatto senza... Ah, c'è un altro! Che cosa ci fa quell'altro lì? Ma che è? Una combriccola? Che stanno a fare? Oh, gli lancia... Bravo, vai così, a cazzo di cane. Vai, 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 occhio. Quello si sarà arrestato nel frattempo perché... Occhio, eccolo. Vabbè, 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 sei un po' confuso. Ci sono da stare, è stato anche sfortunato. Ma che poi ne aveva due dentro quella casa? Ma che, non si sono sparati? Cose strane, ragazzi, ancora su sto gioco ne stiamo vedendo veramente di tutti i colori, devo dire la verità. Allora, ci saluta purtroppo il grandissimo Lambo, che è bravo, complimenti, ha fatto anche del suo meglio. Adesso abbiamo Sanzesl, ma non è facile mai, uno che si chiama Arturo, per dire, no, mai, sempre nomi difficili. Allora, Sand Sand Z Zeis. Ok, 0029, perfetto. 1.10 di KD per il nostro amico. Vai. Sale la montagna. Dove siamo qua esattamente? È molto lontano dalla safe, ragazzi. Quindi sta salendo. E poi penso potrà anche buttarsi col paracadute, immagino. Non ho ancora capito cosa sono questi, questo singolo grappolo che scende dal cielo. No, non ho capito ancora cosa corrisponde. Comunque 6 persone rimaste. Continua a scendere sulle ali dell'entusiasmo, più o meno. Vai, 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 piccola stella, vai. Oh, è arrivato in safe, finalmente. Ora, si sceglie su cespuglio, è ancora fuori safe però, devi entrare un po' di più, secondo me qua è ancora fuori, non rientra. Ecco, vedete, arriva questo grappolo singolo che non capisco, perché è lanciato dal gioco, ma non mi è chiaro né perché, né come, né quando poi effettivamente il gioco decide di lanciarlo, se è randomico oppure c'è una motivazione specifica. Comunque, fatto sta che siamo all'interno di che zona? Siamo a Village quasi. Siamo in safe, però si sta per chiudere, eccola. Mazza quanta strada fa. Io inizierei ad andare anche perché in questo gioco la safe è molto più veloce rispetto a Verdansk. Arriva il drop che va a dirci che siamo già in sesta safe addirittura. Inizia ad entrare, bravo. Vai, vai, se non ci arrivi più, fidate. Vabbè, però pure lui, mazza, muoviti, no! Mamma mia, ma poi mi hanno dei riflessi incredibili. Spara, 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 vai! Ma vaffanculo, va! Ma porca miseria, porca! Muoviti, sei più veloce, 3 ore! 4 kg, quest'altro, che cos'ha questo? Che armi sono? Non lo so.
3LKMY, perché non me lo trova? LKMY, giusto. Ah, ok, l'ho trovato. 455, sì, è lui. 1,90. C'è la destra. Tre persone rimaste in una... Mazza, oh, questo picchia. Il buon Anvar qua picchia. Non ha avuto neanche tempo di sparare un colpo, sto poveraccio. Anvar, attenzione, è molto interessante. 18 kill. Oh, e non potevo beccare subito lui, ma sempre sfigati siamo quando... Lo prendiamo quando ne manca uno. Sono troppo sfortunato, ragazzi. Comunque c'è poco da dire. La sfortuna si è impossessata di me, ma no. Ma da mo. Allora, il buon Anvar. No, ho preso quello sbagliato, però. Anvar, ormai per curiosità vorrei vedere. 4-4-3. Non lo trova. Anvar, sì, Anvar. Sto cercando prima che si chiuda la partita. Aspetta, va. 4-4-3. 5-6-7-8. Vai. Vai. Non lo trovo, ragazzi. Anvar 4-4-3 5-6-7-8. 4-4-3. Vabbè, non lo sapremo mai. Comunque esiste. Lotta insieme a noi. 1v1, 18 kill. Quindi deve essere stato anche un giocatore molto forte. Ha 1.900, ha il res, c'ha... non ha UAV purtroppo. Però uno shop lì vicino, potrebbe anche far la pazzia e decidere di comprarlo. Vediamo come se la gioca. Qua è interessante, perché ha lo shop proprio di fronte a lui. Rischierebbe. Eccolo là, eccolo là. Però ha anche le stun, Ora sa dov'è, ora sa dov'è. Forse avrebbe dovuto non sparare, anche perché non avrebbe potuto ucciderlo da là. E adesso anche il nemico sa bene o male la direzione in cui... Attenzione, lo va a push. Lancia la stun, non lo prende. Lui cerca ancora. Butta la stun. La ributta. Lo stun, attenzione. Vai in wallbang. È dentro la casa. Devi uscire, hai il gas. Eccolo là. Bravo, bella. Bella, bravo. Beh, meritata, meritata, ragazzi. 19 kill, meritate. Una vittoria assolutamente meritata. Giocavo con 74 di latenza. Bene, vabbè, qua usciamo. Allora, abbiamo notato già, è la terza partita che notiamo questa cosa. C'è tanta, tanta action rispetto a prima. Almeno questa è la sensazione che abbiamo. Cioè, sembra che ci sia gente ovunque, da tutte le parti spuntano come topi proprio che escono. Vediamo se sarà confermato anche nei prossimi episodi. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Un bel like, una iscrizione per supportare il canale. Io, come sempre, vi voglio bene e noi ci vediamo domani con dei nuovi fantastici video. Ciao!